Scusate, apriamo un attimo una piega sulla definizione di desiderio. Possiamo dare definizione di desiderio? Perché poi mi fa paura Appunto, quello che dopo. lei dice, per esempio, il desiderio è il desiderio di ciò che manca, che è classica Sì, è molto secondo vero. me sì. Io mi sono un po' stufato di nutrire il desiderio della mancanza. Vuol No, dire ma essere perché ispirato poi a sesso? subordiniamo sempre il Equilibrio. piacere al compimento del desiderio. Il piacere non ha niente a che fare col desiderio. Cioè, il piacere può essere un No, di effetto. solito il piacere è visto come la tensione che il desiderio crea e che finalmente si scarica come subordinato sempre al desiderio. No, È come no, 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 dire al il piacere può essere raggiungimento. totalmente svincolato dal desiderio. Il piacere forse è Fa essere il fine, svincolato il cui mezzo è il desiderio, cioè no, è essere svincolato da un desiderio inconscio. Però, cioè, voglio dire, tu puoi provare piacere, non so, vedendo un paesaggio improvvisamente, per esempio. Non c'era un desiderio prima di vedere un paesaggio che però ti dà piacere, no? Il paesaggio è provi piacere, però è chiaro che tu devi avere introiettato culturalmente il desiderio della bellezza di un paesaggio, perché se no non ti dà piacere. Non c'è modo che tu provi un piacere Ah no, senza che chi non ha culturalmente mai provi. visto il mare? Ah no, per Esempio, esempio. c'è, ma vabbè, anche c'entra. Cioè, no. Descrivimi un piacere completamente svincolato dal desiderio. No, quello che hai appena detto, secondo me un paesaggio inatteso che ti dà piacere Ma non fa è sempre preceduto da riferimento una a un'idea di tensione. bellezza, per esempio, se tu devi avere Sì, dentro, ma, che è impossibile. non è No. legato a una tensione desiderante, legato semmai a un sentimento di esistere, che è diverso dalla mancanza. Sì, ma infatti io non lo concepisco necessariamente come mancanza. Il No. desiderio è il desiderio di sciogliere una tensione rispetto a qualcosa che poi, a un certo punto, ti soddisfa. Se uno vede la persona, parliamo proprio in termini spiccioli, no? Che desidera provare piacere nel stare, magari, cioè, non è detto che questo piacere si realizzi. Magari, cioè, è Io credo che no, un'aspettativa di ahimè. piacere attraverso il desiderio. Certo. E poi può essere Non è detto che si zero o uno, realizzi. soddisfatto E o no. lì nasce la frustrazione. Cioè, noi ci muoviamo sempre in funzione dei desideri, a meno che non siamo obbligati da qualcosa. Quindi secondo te si desidera qualcosa, non si Assolutamente sì. desidera e basta. Per No, questo appunto è una visione metafisica del desiderio. me si desidera e basta, per te si desidera Ma in base a che qualcosa. cosa si desidera e basta? Cosa vuol dire desiderare e basta? Essere al mondo? Cosa vuol dire? Dai, È sostieni, perché con la tesi un'attesa, è mi stai dando. un'attesa, è l'attesa. Di che cosa? Se non di saziare il tuo L'attesa è bisogno, il qualcosa tuo che ti desiderio, manca. chiamalo come vuoi. Cioè, il bambino piccolo, quando viene al mondo, desidera la tetta della madre in certi momenti, poi in certi momenti è sazio, cioè ha soddisfatto il suo desiderio, inconscio naturalmente, il suo bisogno, chiamiamolo come vogliamo, qualche desiderio e bisogno sono due cose un po' diverse, però desiderio più culturale, diciamo, il bisogno più biologico, quando è soddisfatto è appagato, si calma, finché non rinasce il desiderio, cioè subentra l'inerzia, no? Per cui io per esempio non sono per niente d'accordo con la famosa definizione post-coitum triste. Fatto vero che post-coitum triste, post-coitum satium, dopo il coito uno è appagato, è tranquillo finalmente, poi la tristezza è una roba culturale che ci hanno messo dentro le morali penitenziali, ma non c'è nessuna tristezza nella soddisfazione del desiderio, c'è l'appagamento, l'appagamento calma, quindi scema il desiderio e quando ritorna il desiderio hai bisogno di saziarlo e via di questo passo, e i desideri sono tantissimi, infatti io non amo neanche tanto parlare di desiderio al singolare. Di solito con la D maiuscola, come fanno certi psicanalisti. Cioè, io credo che al fondo del desiderio c'è una domanda, che era, non lo credo solo io, lo diceva Hegel, lo diceva, cioè c'è la domanda di essere riconosciuti da qualcosa. Il desiderio umano più profondo è quello di essere riconosciuti dall'altro e di essere amati dall'altro. Questo è un desiderio universale che tutti abbiamo, no? Noi siamo animali desideranti, c'è altro modo di essere al mondo. La depressione anaclitica del bambino che rimane senza la madre. È perché finisce il desiderio. A un certo punto il bambino non chiede neanche più aiuto, ammutolisce e si lascia morire. Ma a riprova che è vero quello che dice, così, oggi il capitalismo mette a valore
il tuo, è riuscito a mettere in mezzo al tuo desiderio stesso, no? Ma se, da sempre, teniamoci chiaro, questa poi è una sofisticazione dei nostri intellettuali. Sì, oggi. Quando mai il desiderio non è stato messo al lavoro? Sì, ma non così. Comunque, sì, ma è troppo rapido il consumo. Oggi la necessità dipende. Invece io parlo un po' dell'attesa, che può essere anche eterna, perché appunto non si sa, è proprio rara questa far combaciare i propri desideri con interfacciarsi poi con l'altro. Invece secondo me oggi quindi, noi siamo estremamente frustrati. Bisogna uscire fuori dal tempo e fuori da questa dimensione di bruciare e consumare il desiderio subito. Ma quali desideri? Di cosa stiamo parlando? Il problema è identificare davvero il desiderio. Cioè, questa era una cosa che Lacan diceva, secondo me era molto seria, cioè non cedere sul proprio desiderio. Cosa vuol dire? Cioè che tu lavori tutta una vita per capire quali sono veramente i tuoi desideri. Perché molti sono coperti, camuffati, sono falsi, sono figli di condizionamenti che non sono tuoi, no? Perché questo è poi il tuo, quale cazzo di soggetto, questo è tutto da vedere, no? Chi è il soggetto che prova il desiderio. Però è chiaro che c'è un'approssimazione progressiva. Il desiderio fondamentale, secondo me, di ogni essere umano è quello di essere amato. Cioè, da quello nessuno può scappare, secondo me. Però ci sono anche tanti altri desideri più piccoli. L'arte non sta in questi, l'arte non è, da quello che ho capito, l'arte non è un desiderio fondamentale. Io la uso per astrarmi. Infatti non tutti fanno arte. No, io ho detto che che appunto affidavo all'immagine femminile questo bisogno di cambiamento, di trasformazione. Ma allora a che affidiamo questa evoluzione, questa trasformazione? Che dobbiamo affidare? Al desiderio? Che è sempre così insoddisfatto, frustrato? Cioè, non c'è qualche altra misura del nostro benessere? E su questa domanda io concluderei. Non lo so. È un'ottima risposta. Andiamo a dormire frustrati, non sapendo a chi affidare. Pieni di desideri. Ma desiderati, infatti. Il desiderio sembra questo cattivo infinito, cioè quando raggiunge il proprio oggetto, poi... No, essere presenti a se stessi, secondo me, in ogni momento. Però... No, bisogna apprezzare tutto. C'è anche il fatto che domani ci sarà una bella giornata di sole. Speriamo. Questo è saper essere presenti in ogni momento, in ogni cosa. Ma questo è un sentire, come dire, l'esistere, che ci sei, che esiste. È un sentire, che però non è il desiderio. È un sentimento dell'esistere. È un sentimento dell'esistere che già fa stare bene, paga, esatto. Secondo me. Ma io sono così. Cioè, io veramente... riesco ad apprezzare ogni, quasi, non dico ogni secondo, ma quasi, della mia vita. Allora c'è una misura? Nell'esserci.